Benvenuti a questo programma. Oggi siamo in compagnia di Dmitry Zaboevsky. Salve. Si parla dello sviluppo socio-economico della Repubblica Cecena. Ieri sera Vladimir Putin ha effettuato una visita di lavoro nella regione incontrando Ramzan Kadyrov. Il presidente russo ha sottolineato l'ampiezza dei progetti di sviluppo, molti dei quali sono già stati realizzati. Grande attenzione è stata dedicata alla preparazione dei soldati destinati alle operazioni speciali. Putin ha visitato l'università delle forze speciali a Gudermes e ha osservato come vengono addestrati i veri difensori della patria. Amar Magomedov in dettaglio su tutto. Nelle ultime 24 ore la Repubblica Cecena è diventata la terza regione del Caucaso settentrionale dopo Kabardino-Balkaria e Ossetia del Nord visitata da Vladimir Putin. I rappresentanti della regione, guidati da Ramzan Kadyrov, hanno accolto il presidente del paese. Dall'aeroporto di Grozny la delegazione si è recata al villaggio natale di Akhmat Yurt. Qui è sepolto il primo capo della regione, Akhmad Kaji Kadyrov, morto in un attentato terroristico il 9 maggio 2004. Alla tomba, il capo dello Stato è accolto dal suo cugino, il peggiore Akhmad Kadyrov. Spari, sparpagliati ovunque, ripulito. Non ha potuto mostrare. So a cosa rubare. Noi, avendogli creduto, gli abbiamo affidato il lavoro in una regione difficile come la nostra. Coperti di guerra, in quel momento con terroristi di tutte le razze. Fiducia riposta in lui. Gli avete creduto. Ed è stata la vostra fede che gli ha permesso di guadagnarsi la fiducia della sua gente. E lo ha fatto. Ora la nostra regione è la più tranquilla. All'Università Russa di Forze Speciali, dove vengono preparati volontari per partecipare a operazioni militari speciali, hanno mostrato a Vladimir Putin armi da fuoco di produzione straniera. Ogni pezzo è stato conquistato dai nostri combattenti durante l'assalto alle posizioni nemiche. Mitragliatrici, fucili d'assalto, lanciatore di granate automatico, copia americana del lanciatore russo RPG-7 realizzato per evitare l'uso di proiettili russi, lanciatore d'assalto turco, lanciatore di infanteria americano e fucili d'assalto statunitensi con lanciatori di granate. Questo è un fucile d'assalto prodotto da Bryan e un lanciatore di missili di Javelin. Negli ultimi due anni qui sono stati addestrati circa 50.000 combattenti che hanno partecipato o stanno partecipando a un'operazione militare speciale. Inoltre, metà dei laureati sono volontari. Il presidente, con un discorso di incoraggiamento, si è rivolto a coloro che presto si recheranno in prima linea. Una cosa. Qui al poligono stanno sparando, ma è un'altra cosa mettere in pericolo la propria moglie e la propria salute. Ma avete un bisogno interiore di proteggere padre e il coraggio di prendere una tale decisione. Se avete preso questa decisione avete già vinto. Avete oltrepassato un certo limite, vedrai. Voglio congratularmi con voi per questo e ringraziarvi per aver preso una tale decisione. E sinceramente vi auguro buona fortuna. Con uomini come voi, noi assolutamente non possiamo essere sconfitti. Vi auguro buona fortuna. Grazie. La costruzione della moschea intitolata al profeta Isa è iniziata 4 anni fa e si è conclusa di recente. L'edificio stesso, sia all'esterno che all'interno, è stato realizzato in stile architettonico dell'Asia centrale. La moschea può ospitare fino a 5.000 fedeli. Rivolgendosi al Mufti, il presidente del Consiglio spirituale dei musulmani della Cecenia, Vladimir Putin, li ha ringraziati per il loro lavoro e ha regalato al clero un Corano fatto a mano. Questo è fatto a mano. Grazie. Siete il custode. Sì, sinceramente. Tutte le nostre semplici, tutte le nostre religioni tradizionali, voi lo vietate. In sostanza, proteggete molto, in realtà, voi ortodossi, tutte le nostre tradizionali.
Quindi questa è la vostra missione davanti al popolo ceceno, davanti ad altri popoli che si trovano in questo paese. Pertanto, cari rappresentanti, con i loro parrocchiani, ma la causa comune è di grande importanza, non meno importanti di Roma. Mostrato in azione sul campo. Dopo aver visitato la moschea, Vladimir Putin si è recato alla residenza del capo della Repubblica. Riassumendo i risultati del viaggio di lavoro nella Repubblica Cecena, il capo dello Stato ha raccontato di essere impressionato dal lavoro svolto. Progetti come la ricostruzione dell'aeroporto e della stazione ferroviaria, la modernizzazione del cementificio e la costruzione della centrale idroelettrica. Ramzan Anatolevich. Fatto molto. E ciò è stato fatto soprattutto grazie all'operosità e al talento del popolo ceceno. Auguro successo. Grazie, Vladimir. Non ci avvicineremo a voi. Alla fine dello scorso anno, durante una delle riunioni, Ramzan Kadyrov si è lamentato con il presidente che gli anziani lo rimproveravano perché Vladimir Putin non va in Cecenia dicendo che non chiede abbastanza. L'ultima volta è stato 13 anni fa, quando era ancora primo ministro. Il leader russo ha promesso di fare il possibile affinché la visita avvenisse il prima possibile e ha mantenuto la sua parola. Amar Magomedov, Rabadan Bagomedov e Kamil Ibragimov, NTV, Repubblica Cecena. L'alto morale combattivo di cui ha parlato il presidente in Cecenia, i militari russi lo dimostrano ora nella zona dell'operazione speciale, nelle aree di confine della regione di Kursk. I nostri combattenti continuano a respingere i nazionalisti dal territorio del nostro paese. In un giorno i militanti hanno perso 25 unità di veicoli blindati, ma non hanno smesso di tentare di consolidarsi e continuano a infliggere, tra l'altro, attacchi aerei. Durante la notte, solo nella regione di Kursk, lo stato di allerta missilistica è stato dichiarato 4 volte. Complessivamente le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 45 droni sopra le regioni russe, ma questi attacchi sembrano solo incoraggiare i nostri soldati a prendere misure più attive. Reportage di Ilya Liadvin dal distretto di Kursk. Tieni. Vai a casa. Anche. Un altro veicolo blindato nemico, ora una proprietà bruciata nella zona di confine di Kursk. Queste immagini sono state riprese a nord di Suzza. Nonostante le pesanti perdite, il nemico in questa zona è ancora attivo. Conduce costantemente raggruppamenti, specialmente combattimenti di incontro caldi vicino a Martinovka. Alla vigilia il nemico è andato su questo insediamento con grandi forze. L'assalto alle nostre posizioni è durato per più di 4 ore. Il nemico agiva secondo la sua tattica preferita delle squadre mobili, quando le squadre di 10-15 persone su veicoli leggeri cercano di sondare i punti deboli nella difesa. I nostri Marines del Mar Nero e le forze speciali Akhmat hanno sventato i loro piani. È stato difficile. Ogni assalto è stato respinto. Non abbiamo ceduto una sola posizione. Si sono impantanati, proprio incagliati. Subito dopo è partito tutto il nostro picchetto. L'artiglieria ha iniziato a lavorare su Fipivir. Cadde una quantità enorme di uccelli d'assalto sulle teste degli attaccanti. Senza esagerare, un cimitero di mezzi nemici a Martinovka. Merito, tra le altre cose, degli operatori di droni del gruppo AIDA. Li abbiamo colpiti duramente, bruciando diverse decine di unità di trasporto blindato, carri armati, cannoni. Predly, Striker, omicidio e di tutto di più. Un tale numero di mezzi bruciati in un solo giorno non si era mai visto in tutto il periodo di Snow. Non manca l'esperienza al ragazzo Maida. I combattenti sono passati attraverso le durissime battaglie nelle foreste di Kremensky, sotto Belogorovka, nel settore di Seversky, a Volkansk, dove anche lì è molto caldo ora. Sul suolo di Kursk, insieme agli alleati, hanno già costretto il nemico a rinunciare agli attacchi temerari nella zona controllata. Loro hanno già cambiato tattica, semplicemente lanciano assalti dalla macchina, corrono in piccoli gruppi, ma questo non li salva, in realtà è un suicidio di gruppo all'aperto. Nelle zone di combattimento ci sono ancora civili. Chi ha rifiutato di evacuare? Ad esempio, a Bolshe Soldatskoye ci sono più di una 50 di residenti oggi. Ogni giorno trascorso qui è un enorme rischio. Questi sono i segni di un recente attacco, si vede ancora un po' di fumo. La situazione qui è naturalmente molto tesa. Il nemico colpisce costantemente, anche con macchine piazzate all'estremità del villaggio. Nel cielo appaiono regolarmente uccelli, sia da osservazione che da attacco. E non è possibile discernere di chi siano, poiché il fronte è abbastanza vicino. Nonostante ciò, i residenti di Bolshe Soldatskoye non vengono abbandonati dai volontari. Una squadra di ISA guidata da Alim Sultanov, presidente della comunità musulmana della regione di Kursk, viene qui regolarmente. Oggi hanno portato generatori, fornelli a gas, cibo e medicine. Questo è per la pressione. Allora, è come... è una specie di sfogo.
Ogni volta Isa cerca di convincere tutti quelli che rimangono qui a partire, ma ognuno ha le sue ragioni per rifiutare. Alcuni hanno bestiame o orti non raccolti, qualcuno spera semplicemente che non succeda niente o ha parenti disabili. Anche noi non sappiamo cosa ci aspetta. Andiamo avanti e poi indietro, è pericoloso lì e anche per la strada, sì. Se foste venuti vi avremmo presi subito insieme al nonno. Faccio le iniezioni al nonno, poi lo prendiamo.